Come state? Sto bene? Dunque, questo è un video che trovo fatto per vedere come si vede questo video con l'iPhone 11 con la qualità posteriore, ovvero della foto posteriore, quindi la fotocamera posteriore. Se mi sentite con la voce alta perché sto registrando in Xara, cioè so per via della strapolvere per pulire la pelle, la stufa pelle. E oggi c'è un'emergenza salariale che va risolta. Le imprese associate a Federdistribuzione in una nota fanno sapere che, nel pieno rispetto del diritto di sciopero, sono impegnate a ridurre al massimo i disagi e a garantire l'operatività dei loro 18.000 punti vendita. A proposito di acquisti, come ogni anno, tantissimi i sequestri della Guardia di Finanza di giocattoli, ma anche addobbi natalizi contraffatti. Mi fai sentire, no? Ok, ragazzi, dunque. Stamattina avete visto che ho pulito tutto il mio armadio, tutto. Una buona parte. L'altra la sistemerò più tardi. Che fai, no? Ok, vabbè. Agli standard di sicurezza previsti. Sono stati posti in sequestro perché la marcatura CE è stata posta indebitamente. In questo caso CE sta per China Export e tra inganno il consumatore, quindi il consumatore viene frodato sostanzialmente. Tutta la merce che noi abbiamo esposta è potenzialmente pericolosa per la salute. Questi prodotti sono stati sequestrati sia presso punti vendita sia in centri di stoccaggio. L'ultimo sequestro è stato di Monza, che oltre ad aver tolto dal mercato oltre 94.000 giocattoli. Non avete idea di quanto disordine c'era in camera mia. Era pienissimo. No comment, ragazzi, ma sta registrando? Si sta registrando. Ok, ho preso la paura che non registra mai, ma vabbè, tagli. Niente. Contestando oltre 585 di una montare di oltre 423.000 euro di sanzioni. Durante l'operazione sono state sequestrate una bellissima giornata. Materie prime in cattivo stato di conservazione. Il NAS di Bologna ha sequestrato 24 tonnellate di frutta secca e più di 500 tra panettoni e pandori. Ecco, a proposito di controlli, ammontano a 7 milioni e mezzo di euro le sanzioni elevate nel 2023 dalla Guardia Costiera, che ha sequestrato ben 500 tonnellate di prodotti ittici irregolari. 110.000 le ispezioni nel corso dell'anno, non solo in mare ma anche nella filiera commerciale, controlli intensificati prima delle festività per garantire ai consumatori la tracciabilità e la qualità degli alimenti. Esatto. Natale è anche sempre un'occasione per rilanciare le polemiche sulle tradizioni cristiane. Sentite. È la sua festa, celebra la sua nascita, eppure si continua sui banchi di scuola a fare a meno di Gesù, a legare a Natale la sua connotazione cristiana dietro la scusa che non è una buona cosa questa. I bambini di altre religioni. Alcune maestre di questa scuola primaria ad Alba, paese di 3.000 abitanti in provincia di Padova, in occasione della recita natalizia hanno deciso di cambiare il testo di due canzoni. In una Gesù si trasforma in cucù, nell'altra, depennata la parola angeli, si legge sotto: bambini felici di giocare e fare festa. Ma per fare festa sostituisce la parola mia. Gesù. Modifiche scritte a penna dagli stessi piccoli allievi. L'errore, cioè, non si può negare. Sì, come genitore, che atrocità allucinante. Ci sentiamo in qualche maniera violati nei nostri valori, anche familiari. In un'altra scuola a Mezzago, in provincia di Monza, la natività non è contemplata e alcune maestre hanno preferito organizzare una marcia della luce come percorso intercultivo.